Buonasera ragazze, benvenute in un nuovissimo video Get Ready With Me, quindi mi preparo insieme a voi. E sì, voi direte che ci fa in soggiorno, in effetti io mi sono portata tutto di qua perché sono la bellezza delle 17, quindi le 5 del pomeriggio, e non c'è già più luce, cioè io non vedo l'ora che sia primavera, veramente, perché inizia a non vedersi nulla, cioè nel senso inizia, è già tutto l'inverno che adesso è già un po' meglio perché in teoria prima già alle 5 era buio, adesso c'è praticamente quasi il tramonto, quindi insomma io il tramonto ce l'ho di qua e quindi di qua mi fa più luce, se andassi già dall'altro lato della casa già non si vede niente, quindi l'unica è mettermi qui, pazienza. Qui ho i miei pennellini, questa base che vedete qua è lo specchio e poi ho la mia nuova valigetta, così mi posso truccare ovunque io voglia e portarvi con me, quindi aspettatevi molti più mi preparo con voi, che mi piacciono comunque tanto e che a volte non facevo proprio perché devo stare in piedi, in bagno, è un po' più scomodo, insomma, quindi tendo a fare più veloce, fare senza video. Però me lo chiedete tantissimo, Roby, non ci fai più i get ready, quindi insomma vi accontento. E niente, quindi insomma la base l'ho già fatta perché mi è venuto in mente dopo di farvi il video, quindi ho già fatto la base con solo il fondotinta, questo qui di Essence che sto terminando, infatti per prenderlo devo aprirlo in questa maniera e non posso utilizzare lo spruzzino, diciamo. Questo qui è il Fresh Fit, mi sono sempre trovata molto molto bene, qualità-prezzo, insomma, non è niente di che, però ha una buonissima coprenza, cosa che io ricerco tanto nei fondotinta e costa veramente poco, mi pare intorno ai 4 euro, giù di lì, se non mi sbaglio, forse qualcosina in più. Comunque, adesso mi apro la mia valigettina. Magari fatemi sapere qui sotto se volete che in un vlog vi faccio vedere come l'ho organizzata, perché mi pare di non avervelo poi fatto vedere, perché è venuta una cosa molto carina, quindi scrivetemelo qui sotto in caso vi farò un video dedicato. Ovviamente qui tengo solo le cosine che utilizzo proprio sempre quando mi trucco, non metto cose che non uso mai, che uso poco, tranne una cosa che ho messo che uso mai, però l'ho messa lì per comodità, però tendenzialmente quello che c'è qui è quello che uso quasi tutti i giorni, ovviamente mettendo un po' di scelta. Comunque, bando alle ciance, anche se questo video tratta ciance praticamente perché parlerò tutto il tempo, come vi dicevo, la base l'ho fatta, quindi mi vado a mettere questo blush giusto per dare un po' di colorito alle guanciotte. Preferisco nettamente questo che è cotto rispetto a quello che metto solitamente, che è questo qua della Shein, proprio economico economico, preso alla Lidl, perché è un pochettino troppo scuro, cioè ne devo mettere veramente veramente poco, ma molto poco, perché altrimenti mi vengono subito le guanciottone troppo forti, troppo forti, troppo accese. Questo qua è più adatto a me perché è più un rosato, poi c'è tre sfumature, quindi le prendo e mi lascia una cosa molto più delicata, vedete? Invece l'altro mi lascia proprio un po' la chiazza. Scusate se sentite anche rumore di strada, ma io da questo lato ho la strada, di là no, ho cortile, però di qua, essendoci proprio il passaggio delle auto, ve le sentite tutte, mi sa oggi, però vabbè, perdonatemi, ma è veramente l'unico punto luce che ho in questa casa. Naturale, perlomeno, e mi devo anche sbrigare perché non durerà tanto. Credetemi, non so assolutamente di cosa parlarvi e vi dicevo appunto che mi sto truccando alle 5 del pomeriggio. Ho dimenticato di mettere un po' di correttore qui per nascondere un po' la stanchezza e per nascondere un po' questo neo qua che non mi piace per niente. Mi piacerebbe farlo togliere, però se non dà problemi, insomma, è un mio segno di riconoscimento, oltre alle macchioline bianche sui denti, che devo ammettere che sono un bel segno di riconoscimento. Vabbè, pensate che questa, chiamiamola patologia, perché queste macchie, se non erro, il dentista mi aveva detto che vengono. Io ho fatto a 4 anni, ho fatto la tonsillectomia, quindi mi hanno operata di tonsille e mi hanno fatto operare i miei genitori perché io soffrivo molto di otite portata dalla gola, insomma, avevo dei problemi.
Non ho capito se sono gli antibiotici, comunque c'è qualcosa che scatena queste macchie. E mi ha detto il dentista, tra l'altro, che io mi ritengo sfortunata per queste macchie, anche se ormai ci sono cresciuta, quindi sono tutti che suonano, traffico, eccetera. ci sono abituata, ormai per me fa parte di me. Molto spesso mi è venuta l'idea di toglierle, che in realtà per toglierle bisognerebbe proprio sfondare il dente, cioè romperlo e ricostruirlo. E non ho voluto perché comunque sono denti sani. Sinceramente mi dispiace, ecco, rovinarmi il dente perché cosa? Per una cosa estetica, ho lasciato stare. E quindi niente, mi ha detto che sono stata fortunata perché ci sono persone che ce le hanno marroni. Ebbene sì, possono venire o bianche o marroni, quindi tanto di cappello sto solo bella che zitta, ecco, si è svegliata Alessandra, quindi vado un attimo a vedere che succede, ma sta canticchiando più che piangendo e poi torno. Sembra abbia perso solo il ciuccio, comunque speriamo. Allora, voglio fare un trucco con la nuova palettina che mi ha regalato Riccardo della Too Faced, una cosa molto chiara, molto semplice. Sicuramente ho lasciato il pennello di là perché non lo vedo da queste parti. Porca miseria. Vabbè, usiamo questo qui, tanto è uguale. E sì, faccio una cosa molto molto chiara, molto delicata. Allora, vado a fare una base di champagne truffle, questo qui. Molto molto chiaro perché non, comunque sono in casa, quindi non voglio fare una cosa troppo pacchiana, troppo accesa, giusto per dare una base veloce. Sono molto polverosi, bellissimi, molto molto pigmentati. Ma un pochino, li trovo un pochino più polverosi della Naked, però bellissimi. Veramente, già ieri ho fatto un trucco molto molto bello, tutto sempre sul color champagne. Scusate se guardo in alto, ma lo specchio è proprio qui praticamente. E anche a Riccardo è piaciuto molto quel trucco che ho fatto, veramente molto molto bello. Mi piace un sacco. Scusate, mi sono incantata. E che raccontarvi, ragazze? Manca sempre meno alla consegna all'arrivo barra consegna. Uso anche marzipan, sempre questo qua tendente allo champagne, ma più scuro, molto bello anche questo. Lo metto al centro per scurire un pochettino. E dicevo, manca sempre meno. E sono veramente elettrizzata, ragazzi. Io non vedo l'ora che sia il 5 di febbraio. Deve arrivare velocemente, devo arrivare in fretta questo 5 febbraio. E cercherò di farvi uscire il vlog già la sera, ci proverò, promesso. Altrimenti il 6 vi trovate finalmente la risposta, ovvero cosa arriva in casa Robertina di nuovo. Non vedo veramente l'ora di farvelo vedere, farvelo o farmela vedere. E niente, lasciamo un po' di suspense ogni tanto su questo canale, che non c'è mai, quindi stavolta ve la cuccate. E poi Black Forest Truffle, quindi questo qui, un pochettino più shimmer, direi. Vado a scurire ancora un po' perché è troppo troppo chiaro. Che bello, mi piace un sacco. Veramente colori splendidi. Poi basta, perché non voglio veramente fare una cosa troppo forte, perché sto scurendo un po'.
E niente, quindi aspettiamo il 5 con ansia. Oggi è già il 31, oggi è l'ultimo di gennaio, ragazzi. Il tempo veramente sta volando. E veramente, siamo già a febbraio, tra un compleanno, tra un mese sarà appunto il comp tra un mese, poco più di un mese, perché il 7 marzo fa 11 mesi la bimba. E quindi tra un po' c'è anche il suo compleannino. Tra un po' c'è il suo primo compleanno e non mi sembra vero, ragazze. Mi sembra ieri che ho partorito e invece fa già il primo compleanno, pazzesco. E niente, sono emozionata. Non so cosa faremo, sinceramente. È molto probabile che faremo una cosa in famiglia o con i più stretti. Niente di pazzesco, insomma, però probabilmente io direi che va bene così, ragazze. Adesso forse non vedete, dopo vi giro la. Perché siete. Non siete proprio frontali, però direi che può bastare perché poi è troppo scuro. Poi metto direttamente l'eyeliner, direi. Sì, faccio una cosa proprio leggera, leggera. Come eyeliner, ah no, le sopracciglia volevo fare prima, che utilizzo sempre questo qui, il Cabrow di Benefit. Poi ho ancora un altro prodotto da finire, sempre di quelli che mi aveva mandato Sistiana, e poi penso ricomprerò questo, a meno che io mi possa trovare meglio con l'altro, non lo so, lo scopriremo vivendo, però questo è proprio. Ok, questo è proprio fantastico. Questo è il numero 3, se vi interessa. Vediamo se. Eccolo lì. È il numero 3 Cream Gel Brow Color with Brush. È il numero 3, è veramente il mio colore, cioè proprio non ce n'è. Sicuramente il 4 sarebbe troppo scuro. E mi trovo veramente molto molto bene. Ogni tanto c'è da lavare il pennellino perché inizia a non attaccare più il gel, giustamente, perché bisogna pulirlo. Però mi trovo veramente bene. Adesso proverò anche quel nuovo prodotto quando mi finisce questo. Penso che quando finirà questo mi metterò a piangere perché comunque costa 29,90, mi pare nuovo, però io, ragazze, lo comprerò, ma vi spiego anche il perché. Perché io non sono una che spende tanto per trucchi, vi dico la verità. Cioè, nel senso, fossi ricca, chi se ne frega. A meno che non sono regali, quello che ho è comunque poco e compro sempre cose tipo Essence, queste cose economiche. Tranne appunto sugli ombretti, che come sapete dal vlog precedente utilizzavo ancora la Naked 3, anche se era strascaduta, proprio perché la trovavo più di qualità. Cioè, gli ombretti per me devono essere belli pigmentati, altrimenti non ha neanche senso. Cioè, se ne devo mettere 8 kg, pagarla 4 euro, ma ne devo mettere 4 kg, quindi in un mese mi finisce tutta la palettina. Faccio prima comprarne una decente, mettere poco prodotto e farmela durare appunto 5 anni. Cioè, quella palette mi è durata veramente. Io credo che sia valsa la pena spendere. Adesso era un regalo anche quello, Però voglio dire, no? Penso ragioniate anche voi come me. Meglio piuttosto mettersi i soldini da parte e prendere una cosa migliore quando si può che prendere una schifezza o una cosa che non vale niente. Poi ci sono anche cose economiche che valgono, però insomma bisogna anche farsi due conti, no? Ok, direi che come vi dicevo sono più polverosi, quindi è più facile un po' macchiarsi, bisogna stare un po' più attenti. Poi come eyeliner volevo mettere. Quello di. No, questo no. Dove è finito? No, non mi dire che l'ho lasciato di là. Oh, che pizza. Questo cos'è? Ah, no. Ah, no, è qua. Meno male. Non ho voglia di alzarmi. Allora, utilizzo questo qua di Bottega Verde. Tanto non leggerete mai perché è piccolissima. Comunque, Easy Liner Pen Water Resistant. Questa qua l'ho presa da Bottega Verde. Sembra
Sapete già, ormai mi conoscete, che il momento eyeliner è un momento sacro, un momento epocale, in cui bisogna stare in assoluto silenzio, perché bisogna concentrarsi e perché alla sottoscritta, se sbaglia una linea, le viene una crisi de nervi, sentite, lo metto qua perché non ci vedo fin là. Viene una crisi di nervi e potrei mettermi seriamente ad urlare e a sbraitare dal balcone. Quindi, visto che non è il caso di fare queste figuracce, direi che è il caso di concentrarsi, concentrarsi. Ecco, tipo di qua che già non c'è più luce, farò una fatica pazzesca. Ecco, appunto, già stavo sbagliando. Dovevo farmi il puccio, però non mi piaceva neanche fare il video così. Porca miseria. Che ansia. Che ansia. Mo devo inspessirla per forza, perché vabbè. Poi inizia già, cioè è possibile che è nuovo e già inizia. È bellissimo sto eyeliner, ma sembra già che inizi a salutarmi, non so, ho questa impressione, però vabbè, adesso inspessiamo anche questa, ovviamente. Vi metterò una musichina relax sotto questo video perché altrimenti diventate, già così vi addormenterete, penso. Sto guardando se sto registrando, magari sto parlando anche da sola. Bah. Secondo voi sono uguali? Ups. Vabbè. Oh, scusate, l'accetto. Inspessiamo ancora un po', sperando di non sbagliare proprio adesso. Ok, direi che ci siamo. Meglio non toccare ulteriormente. Poi vado a mettere il mio mascara preferito. Questo qua è di Douglas. Me l'aveva regalato Riccardo perché io non ho profumerie Douglas qui vicino, però dove lavora lui, vicino dove lavora lui c'è. E quindi mi ha regalato per il compleanno scorso. Tra un po' anche il mio compleanno, tra l'altro, tra un paio di mesi. Tra un paio di mesi avrò l'età di Cristo, 33 anni. Vabbè, comunque me l'aveva regalato in un kit. C'era un kit mascara, palettina, che sarebbe forse questa. No, questa qua è di Lancôme. No, forse era questa. No, questa è Lancôme. E questa qui c'era questa mini palettina, il mascara e un rossetto che non tengo qui perché non lo metterò probabilmente mai, che è un rosso tipo questo, che io credo che il rossetto rosso sia perché hai i denti perfetti, bianchi perfetti, cioè il rossetto rosso è difficile da portare, ragazze, non lo so, io sono un po' titubante sul rossetto rosso. Comunque è carina questa palettina. Sono comunque colori che utilizzo parecchio, un po' troppo scuri secondo me. Utilizzerei più questi due, cioè, abbastanza centrali. Gli altri sono già un po' più scuri, però li posso usare per sfumare, per abbinarla alla Too Faced tranquillamente. E poi vabbè, ho questa qui di Lancôme che è più sui toni. Ups, ce n'erano due, mi ha fregato. E più sui toni del marrone, del bronzo, che utilizzo tendenzialmente poco. Li vedo più da signora, non lo so perché, però ho questa visione. Niente, mettiamo il mascara. Tra l'altro questo qua è carino perché si piega, però io lo tengo sempre dritto. Non sono abituata. E quindi stavo così, tipo statua. Ok, mamma mia, non riesco a stare girata così. Ok,
Non vedo l'ora di farvi questo video leggendo le vostre storie, che tra l'altro non ho ancora letto, le leggerò in diretta nel video per dare anche più spontaneità, no, al video, perché poi le cose preparate a me non piacciono, non lo so, sarò pazza perché poi certe cose forse è meglio prepararsele un minimo, soprattutto di fronte a certi argomenti. Si rischia magari di fare anche un po' una figuraccia, no? Perché magari non sai cosa dire. Passo ancora un briciolino di correttore qua perché, essendo che erano polverosi, vado a pulire, tra virgolette, tipo una gomma che cancella, no? Le sbavature. Giusto così per correggere un pochettino. E poi come rossetto vado a mettere questo nuovo che mi ha sempre regalato Riccardo con la chocolate bar, che è questo qui di Sephora. Se vi interessa il colore, ve lo provo a dire. Il 13 dovrebbe essere di Sephora. Molto molto bello questo. Tendenzialmente preferisco metterlo con un velo di burro cacao sotto, ma proprio appena appena, perché me le idrata un pochettino ed essendo un rossetto matte di Sephora, si rischia molto spesso, che ho notato, con i rossetti matte, che se non hai le labbra un po' idratate o un pochettino secche, non mettetelo perché si vedono tutte le pellicine, proprio un po' bruttino anche da vedere. Io non le ho secche, però comunque un velo leggero leggero, ma proprio molto leggero, di burro cacao che me le idrata. Poi questo qua è di Bottega Verde, se vi interessa. Era di Bottega Verde, adesso è spiaccicato per terra. Karité d'Africa Stick Labbra, il Karité ultra ricco. Cioè, questo qua me l'aveva preso sempre Riccardo. Pensate, quando ero incinta, che mi si erano seccate tutte le labbra. Ma proprio sapete quando avete tutti i bordi rossi, non riuscivo più a recuperarmi le labbra, cioè erano veramente irrecuperabili. Quello mi ha salvata. Ho messo una notte e il giorno dopo già stavo bene. Quindi è una bomba, se vi interessa. Diciamo che l'ideale, secondo me, prima di mettere questi rossetti matte, sarebbe fare uno scrub, prendere dov'è che ce l'avevano da Lush? Quegli scrub fantastici che ha Lush. Ho sbagliato a non mettere da subito lo specchio qua, è molto meglio. È più alla mia altezza. Perché sono un po' nana, scusatemi, oggi sono seduta bassa e il divano qua bastava e avanzava, invece l'ho messo lì. Vabbè, so per la prossima volta. Poi, direi che questo lo mettiamo di qua, sì, poi vi faccio vedere tutto come è organizzato, sempre se volete, scrivetemi sotto al video, commentate se volete vedere, come è organizzato la pochettina. Ora la chiudo direttamente perché direi che ho finito, no? Che dite? Direi che ci siamo abbastanza, è più che sufficiente per un video chiacchiere in casa. Era giusto per sistemarmi un pochetto e voilà, molto molto comoda anche per fare questi video. Vedete che ho fatto giusto in tempo perché è già buio. Io adesso metto un po' la macchinetta sotto carica, preparo la merenda per la bimba, quindi andrò a darle la merenda e poi sistemo tutti i miei trucchi in bagno per già domani. E niente, penso che o mi rimetto qui oppure tanto adesso la luce va via, quindi dovrò mettere penso la luce bianca e vi farò il video leggendo le vostre storie. Quindi veramente non vedo l'ora, anche perché sicuramente non ho rossetto sui denti, vero? Ho sempre il terrore perché quando sono in giro anche magari rido come se niente fosse. Riccardo inizia a farmi così io. Che vuoi, che vuoi? E poi a un certo punto mi fa così e io capisco. Vabbè. E quindi, però noto che capita tanto, insomma, rossetto sui denti, capita. Vabbè,
vabbè, comunque non vedo l'ora perché appunto secondo me ogni vostra piccola storia ha la sua importanza, sono contenta che vi siate affidate a me, no? Con il vostro racconto, con le vostre cose, quindi per me è davvero un onore ascoltarvi, consigliarvi nel mio piccolo, dirvi la mia, perché non è che io sia Dio sceso in terra, eh. È un consiglio come fosse il consiglio di una vostra amica, quindi niente di più. Che potrà essere condiviso da voi, come no, ovviamente, però io vi dico la mia, insomma, sperando di potervi essere di supporto e potervi essere utile. E niente, ragazzi, io direi che posso chiudere qua questo mio preparo. Spero che vi sia piaciuto. Se vi ha tenuto compagnia, lasciate un like, ricordate di iscrivervi o condividete il canale, che prima arriviamo a 10.000 meglio è, perché appunto vorrò fare like con you, quindi chiamare chi mi lascerà il vostro numero, chi mi lascerà il numero, non il vostro numero, ma vabbè. E niente, vi mando un bacio. Vi voglio bene. Ciao.